Buon pomeriggio dal TG6, in apertura alla cronaca con un'operazione all'alba di questa mattina da parte della polizia nel comune di Balsorano. 9 sono le persone coinvolte tra amministratori pubblici, liberi professionisti e titolari di impresa accusati di aver creato un sodalizio criminoso nell'affidamento degli appalti per manutenzioni cimiteriali, opere di riqualificazione urbana e la costruzione di una scuola. Filippo Tronca. Turbativa d'asta, abuso di ufficio, turbata libertà degli incanti, corruzione e falsità ideologica in numerosi appalti nel comune di Balsorano, in provincia dell'Aquila, relativi alla costruzione di una nuova scuola materna e media, ad interventi di riqualificazione urbana e addirittura per la manutenzione delle lampade votive di un cimitero. Per questi motivi la Polizia di Stato, alle prime luci dell'alba di questa mattina, ha emesso provvedimenti limitativi della libertà personale a carico di amministratori del comune di Balsorano, tra cui un ex assessore, liberi professionisti, titolari di imprese private, in tutto 9 persone. Più in particolare sono state eseguite un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per un tecnico comunale, 3 divieti di dimora nel comune di Balsorano per un ex assessore, un amministratore comunale e un imprenditore, 2 divieti di dimora nel comune di Balsorano con la contestuale sospensione della professione per 12 mesi a 2 liberi professionisti. L'indagine, durata 2 anni e che si è avvalsa anche di intercettazioni telefoniche, è partita da un esposto anonimo. Perquisizioni e indagini sono ancora in corso, la questura non è intesa ancora a rendere noti i nomi delle persone coinvolte. Gennaro Capasso, nuovo dirigente della squadra mobile dell'Aquila, oggi spiegato in conferenza stampa che il sistema corruttivo posto in essere dagli indagati si è concretizzato alterando gare di appalto e procedure pubbliche, falsificando documenti e assumendo accordi corruttivi, senza documentati passaggi però delle classiche mazzette. Un esempio, il tecnico comunale, considerato il dominus del sistema corruttivo, avrebbe abbassato illecitamente sotto la soglia dei 40.000 euro le spese tecniche dell'appalto per la realizzazione della nuova scuola, per poter poi procedere a un affidamento diretto e senza gara al professionista di sua fiducia, facente parte, questa è l'ipotesi accusatoria, del sodalizio. Venivano studiati alcuni accorgimenti tali per fare in modo di alterare delle gare. In un caso, ad esempio, come vi ho detto prima, si è riusciti a far stare le spese tecniche sotto ad una soglia, oltre la quale si sarebbe andati in gara. In questo caso invece è stato possibile aggiudicarlo ad una impresa singola. Ed ora ci occupiamo dell'inchiesta Pantarei, quella che ha visto coinvolto il consorzio di bonifica a centro di Chieti, a finire agli arresti domiciliari 4 persone con l'accusa di traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale, truffa ai danni dello Stato, abuso d'ufficio e peculato. 5 invece gli indagati e dalle carte emerge anche una truffa al comune di Chieti per 300.000 euro. Vediamo. Un paradosso quello scoperto dalla forestale del nucleo di Chieti Pescara, che vede un consorzio di bonifica incaricato della depurazione dell'acqua diventare invece la mano che inquinava il fiume Pescara fino al mare. Uno sversamento costituito anche da azoto e arsenico, 4 arrestati e 5 indagati da parte della procura antimafia. Un caso che non può non far pensare alla discarica di Bussi, che vede come soggetto offeso sempre il fiume Pescara e il mare. Quindi già c'erano situazioni esplose, ora a questa si aggiunge anche la beffa di vedere un consorzio di bonifica che dovrebbe portare l'acqua agli agricoltori, questa è la sua missione, diciamo così, invece praticamente si è messo a fare un traffico di rifiuti e quindi facendo diventare l'Abruzzo ricettacolo di rifiuti da tutta Italia. Questo è un aspetto grave che riguarda anche il mancato controllo da parte della regione Abruzzo, controllo di tipo amministrativo, quindi bisogna potenziare l'ARTA e non dimezzargli i finanziamenti, bisogna potenziare le ASL e non far sì che le ASL, i dipartimenti di prevenzione di Pescara e Chieti, praticamente non dicano nulla sulla situazione di inquinamento del nostro fiume, c'è l'assismo. Ad essere truffato è il comune di Chieti per una cifra di 300.000 euro. Il sindaco Di Primio mostra le carte con gli esposti presentati alla Procura della Repubblica che iniziano nel maggio 2015. Oggi, con l'inchiesta in corso, si attende di avere certezza e contezza dei danni arrecati.
Ovviamente io non do giudizi, non spetta a me dare giudizi, ma la situazione che si è scoperta comunque desta molta preoccupazione in noi, sia per gli eventuali, ahimè, quasi certi danni ambientali, ma anche per la vicenda che ci riguarda come comune, che evidentemente oggi ci mette nella condizione di parte offesa su una questione che ha visto raggirare il comune, se fosse confermata. Io ho già chiesto agli uffici di avere un punto della situazione in modo che possa avere piena conoscenza anche della parte gestionale, che non è quella che spetta alla politica, ma a questo punto voglio per davvero sapere come sono andate le cose e soprattutto capire il comune in che modo può difendersi da questa situazione. Sono fissati per oggi pomeriggio alle 16 i funerali del piccolo Ferdinando Di Rocco nella chiesa di Santa Lucia a Cepagatti. Il bambino di un anno e mezzo ucciso mercoledì pomeriggio dai morsi del cane corso di proprietà del padre mentre i suoi genitori stavano effettuando un trasloco nella villetta di Contrada Cantò. Già ieri la salma del bambino è stata restituita ai familiari per consentire lo svolgimento delle esequie per le quali il comune di Cepagatti ha proclamato il lutto cittadino. Intanto sul fronte delle indagini proseguono gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Pescara, mentre la procura adriatica e il PM Silvia Santoro hanno iscritto nel registro degli indagati Manuel Di Rocco, il padre del piccolo, e anche la matrigna Sara. Per i genitori di Ferdinando l'accusa è quella di omicidio colposo. Intanto è polemica sul cane corso Giulia che ha aggredito il bambino. L'animale resterà sotto osservazione nel canile sanitario dell'ASL di Pescara per i prossimi 10 giorni con i veterinari che ne dovranno osservare i comportamenti per valutarne il grado di pericolosità e individuare il percorso di rieducazione comportamentale che solo in casi estremi viene sostituito con l'abbattimento del cane. Giornata di sciopero del trasporto pubblico e insieme a questo oggi è stato proclamato anche quello generale dei sindacati di base che questa mattina davanti al Palazzo della Regione di Pescara hanno avuto occasione di lamentare anche per quanto riguarda i servizi del sociale e anche molto altro. Ci dice tutto Paolo Renzetti. Sciopero nazionale dei trasporti in Italia, c'è questa manifestazione davanti alla regione a Pescara, sindacati di base, i motivi di questo sciopero quali sono? Allora, lo sciopero è generale, non è soltanto dei trasporti ma riguarda tutto il pubblico impiego e il privato, c'è anche lo sciopero dei trasporti. Noi oggi in Abruzzo abbiamo organizzato questo presidio presso il governo regionale, abbiamo avuto un incontro con esponenti del governo regionale, è venuto il coordinatore della giunta Camillo D'Alessandro e la direttrice generale della regione, la dottoressa Gerardis, per delle problematiche che rientrano nel carattere generale dello sciopero ma che riguardano principalmente la regione Abruzzo. E parliamo delle riduzioni sul piano di assistenza sociale per quanto riguarda specialmente l'assistenza scolastica specializzata, per quanto riguarda invece la gestione dei rifiuti. L'Abruzzo è in corso in una procedura di infrazione dell'Unione Europea perché il piano regionale di gestione dei rifiuti non ancora viene realizzato, più un'altra serie di problematiche tra cui il project financing dell'ospedale di Chieti e altro. Le risposte che abbiamo avuto sono risposte interlocutorie. Hanno preso in carico quelle che sono le nostre richieste e ci saranno degli incontri a breve sia con l'assessore Scrocco per quanto riguarda le politiche sociali e sia per quanto riguarda il sottosegretario Mazzocca per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. In ogni caso l'incontro per noi non è soddisfacente pur prendendo atto dell'impegno manifestato dai vertici della regione perché ci sono queste problematiche, specialmente quelle che riguardano l'assistenza scolastica ai disabili, che sono problematiche gravi e che mettono in ginocchio le famiglie, poiché la regione dice di non avere fondi oltre quelli stanziati dal governo nazionale e pertanto la situazione è abbastanza complessa e da rivedere. Noi abbiamo chiesto un incontro specifico, stamattina non si sono presentati né la dottoressa Scrocco né altri, avremo questo incontro in futuro proprio per ridiscutere completamente quelli che sono gli obiettivi dei piani di zona e per dare risposta ai problemi delle famiglie.
Ed ora parliamo del master plan. È prevista per il 10 novembre la firma delle convenzioni con i soggetti attuatori di tutti i 77 interventi previsti nel master plan Patto per il Sud. Nel corso di un incontro tra il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso e le strutture incaricate si sono messi a punto procedure e atti necessari a dare il via al Patto per il Sud, siglato all'Aquila il 17 maggio scorso con il presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi. Lo stanziamento complessivo è di 1.500 milioni di euro, con ricadute nelle aree di Chieti, Giulia Nova, L'Aquila, Marsica, Ortona, Pescara, Roseto, Teramo, Val Pescara, Val Vibrata, Valle Peligna e il Vastese. In particolare l'attenzione è stata posta agli aspetti contrattualistici al fine di garantire la realizzazione delle opere nella certezza delle date. Entro il 2020 infatti dovranno concludersi tutti i cantieri. E ora una buona notizia per i trasporti su rotaia. È stata annunciata questa mattina dal consigliere regionale con delega ai trasporti, si accorciano i tempi di percorrenza tra Roma e Pescara. Buone notizie per i viaggiatori abruzzesi, si riducono i tempi di percorrenza tra Pescara e Roma, ma non solo, ci sono buone notizie in generale per il trasporto su rotaia nella nostra regione. Beh, credo che questo sia l'atto di programmazione più importante della regione Abruzzo in materia chiaramente del trasporto pubblico locale. I cittadini col servizio pubblico locale saranno condotti alle stazioni e dalle stazioni potranno raggiungere qualunque posto in Abruzzo e qualunque posto in Italia attraverso poi la funzione hub di Pescara. Dentro questa partita contro l'Italia abbiamo ottenuto altri importanti risultati, come gli investimenti su Unione di Treni, come il collegamento veloce con Roma, come finalmente la possibilità di portare le bici in treno. Insomma, questa regione a 2 anni e qualche mese dal suo insediamento rivoluziona completamente il modello del trasporto ferroviario in Abruzzo. Un nuovo modello che è caratterizzato da quelli che sono servizi regolarizzati sull'Adriatica con una tipologia di servizio cadenzato ed una velocizzazione sull'asse romano con una diminuzione dei tempi di percorrenza del collegamento Pescara-Roma che ci permette di arrivare dagli attuali tempi di superiore alle 4 ore a tempi di 3 ore e 22 minuti. Questa cosa, unitamente al fatto che non si arriva più a Roma Tiburtina bensì a Roma Termini, quindi nel cuore della capitale, permetterà in particolar modo a quelle che sono le utenze marsicane di avere un collegamento che avvicina l'intera Marsica a quella che è la capitale d'Italia. Si parla anche di metropolitana di superficie? Sì, il cadenzamento ci permette di ottenere quella che viene denominata metropolitana di superficie, ovvero collegamenti ferroviari nell'intorno dei 30 minuti, quindi si avrà la possibilità ogni 30 minuti di avere un servizio ferroviario che permetta di collegare Pescara con tutte quelle che sono le conurbazioni adriatiche. Sarà interessata anche tu a questa rivoluzione? Sì, perché noi stiamo parlando di un modello di 5.100.000 chilometri, diciamo che 930.000 chilometri sarà fatto da ex Sangritana oggi Tua, l'altra parte restante, quella più cospicua, da Trenitalia, ma con una differenza che per la prima volta Trenitalia e Sangritana, Trenitalia e Tua avranno un unico modello, lavoreranno insieme, si integreranno e nel futuro anche con un unico titolo di viaggio il cittadino potrà salire e scendere da qualunque treno o Tua o Trenitalia senza alcuna differenza. Problemi per le scuole anche a Torre dei Passeri. Dopo il sisma del 24 agosto scorso si parla di stabilità dei plessi e se ne è parlato approfonditamente insieme ai genitori in un consiglio comunale. Vediamo. Noi siamo arrivati a questo punto dopo una semplice domanda che abbiamo fatto all'amministrazione comunale. La nostra scuola è sicura dopo il terremoto del 24 agosto ad Amatrice e purtroppo abbiamo saputo che gli indici di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di Torre dei Passeri sono da 0,21 a 0,33, quindi la situazione parla da sola. Doppi turni in un istituto di scuola media che ha un indice anch'esso di vulnerabilità 0,26, quindi non sicurissimo. Noi vogliamo una situazione, anche se precaria, però sicura, un tendone, una situazione privata, qualsiasi cosa, l'importante è che sia sicura per i nostri ragazzi. Abbiamo chiesto aiuto al presidente della provincia Antonio Di Marco perché a Torre dei Passeri c'è un istituto tecnico commerciale, l'ITC, che ha un'ala completamente sgombra e quindi i ragazzi potrebbero andare lì.
La riapertura della scuola di Montepagano al centro del Consiglio Comunale di ieri, se ne è parlato e nel corso del Consiglio il gruppo consigliare della maggioranza ha presentato una proposta di emendamento alla delibera presentata dai consiglieri di minoranza per la scuola. La proposta di Pavone e del resto dell'opposizione proponeva di impegnare l'amministrazione comunale ad utilizzare ogni mezzo per riaprire la scuola elementare. La maggioranza ha proposto di estendere l'impegno alla riapertura delle scuole anche a quella di Cologna Paese, promuovendo anche un progetto denominato Scuola Pilota Sperimentale Montepagano Cologna Paese, per costituire un nuovo plesso scolastico con un'offerta formativa e un programma innovativo in grado di interessare le famiglie delle due frazioni e stimolare a iscrivere i bambini nella nuova scuola. L'offerta comprenderà il tempo pieno, la mensa, il trasporto scolastico, la scuola senza zaino, corsi di musica, di teatro, di lingua e di informatica. La gestione della crisi aziendale è stata al centro di un convegno che si è svolto ieri a Chieti, tante le vertenze aperte in Abruzzo, problemi per gli ammortizzatori sociali e allora a tutto questo ha risposto il vicepresidente della regione Giovanni Lolli. Le imprese stanno in crisi, evidentemente ci sono dei motivi e non è sufficiente pensare di continuarle a farle sopravvivere mantenendo diciamo, le criticità che l'hanno portata alla crisi, ma naturalmente affrontando le crisi come processi di riorganizzazione, no? In modo tale che alla fine determini il fatto che lì c'è una impresa che produce utili, che sta sul mercato, che vende prodotti e quindi è in grado di garantire anche i propri lavoratori. Questo si può fare naturalmente con alcuni strumenti che anche la regione ha. Prima di tutto utilizzando bene, conoscendo prima e utilizzando bene gli ammortizzatori sociali che sono profondissimamente cambiati in questo periodo e che a partire dal prossimo anno in modo particolare saranno del tutto diversi da quelli che abbiamo avuto finora, per alcuni versi migliori, per altri versi meno efficaci. Dopo ci sono gli strumenti diretti che ha la Regione. La Regione in questo momento gestisce fondi comunitari, una parte dei quali possono essere messi a disposizione di quelle aziende per le quali con un progetto industriale credibile sono in grado di o di sostituire un'azienda in crisi oppure di riorganizzare la propria attività. E in modo particolare adesso noi abbiamo finalmente l'opportunità entro questo mese di determinare le cosiddette aree di crisi semplice nelle quali si può operare con una serie di strumenti di aiuti. Infine ci sono gli strumenti legati al Fondo Sociale Europeo, cioè formazione e lavoro. Strumenti, lo devo dire, che in passato in questa regione come in altre regioni non sono stati utilizzati nel modo migliore, invece adesso debbono essere fortemente concentrati e finalizzati per sostenere quei lavoratori legati a imprese nelle quali stanno avvenendo processi di riorganizzazione credibili. 4 giorni dedicati al confronto tra le istituzioni e gli operatori culturali sono gli stati generali della cultura, si stanno svolgendo a Teramo e tra le prime impressioni c'è anche qualcuno che non è proprio soddisfatto. Ci dice tutto Tania Bonnici Castelli. Giornata clou per gli stati generali della cultura a Teramo. Si analizzano le proposte fatte da associazioni e operatori culturali per riprogettare il capoluogo teramano. L'iniziativa di 4 giorni promossa dall'amministrazione comunale e che ha inaugurato come pensatoio l'ipogeo volge al termine. Ma con quali risultati? La situazione è chiara, basta vedere tutti gli elaborati che sono presenti qui. Ci sono state oltre 80 associazioni, persone e artisti che sono riuniti qui, sono stati una giornata intera, più di 8 ore a lavorare. E cosa chiedono? C'è una necessità forte di essere ascoltati, di avere un meccanismo amministrativo, una coesione, un dialogo fortissimo con l'amministrazione e di contare. L'Organizzazione degli Stati Generali della Cultura di Teramo ha riproposto un format già sperimentato in altre città italiane da una società bolognese basato su workshop e test psicologici che però non ha convinto. Mi sono sentito preso in giro perché non era così che si doveva fare. Come si dovrebbe fare uno stato generale della cultura? Ma in qualsiasi altro modo. Quello che è mancato comunque è stato il confronto, no? Quindi bisognava cercare un modo di confrontarci, di proporre, di far venire fuori, di far emergere proposte. Ma un manifesto uscirà? Ma dove uscirà? Se ieri mi hanno detto che erano in 11 non esce niente. L'assessore doveva incontrare forse uno per uno in un ampio periodo di tempo tutti gli operatori culturali di Teramo, sentire da loro, fare lui il confronto tra le diverse proposte e addivenire ad una sintesi.
Una legge regionale a sostegno dell'editoria, se ne parla da molto tempo. Ieri all'Aquila ci sono state le audizioni della quinta commissione sui progetti di legge. Due sono stati i provvedimenti in discussione e l'obiettivo è quello di arrivare a un testo unico. Vediamo. La Commissione Salute e Lavoro, nella seduta di giovedì 20 ottobre, ha ascoltato i rappresentanti del mondo editoriale e del giornalismo abruzzese allo scopo di approfondire e migliorare i progetti di legge sul tema del sostegno all'editoria. Due provvedimenti simili, uno a firma del consigliere Maurizio Di Nicola, l'altro sostenuto dai componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con Di Pangrazio primo firmatario. I commissari hanno sentito i pareri del presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, del Sindacato dei giornalisti, del Corecom, dell'Organizzazione di categoria Eranti Corallo e dell'Associazione delle radiotelevisioni europee associate. Entrambi i sostenitori dei progetti hanno espresso la volontà di pervenire ad un testo unico con la possibilità di accogliere alcuni dei suggerimenti dei soggetti intervenuti. Ascoltiamo ora l'intervento reso a margine dell'audizione in commissione del presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta. Noi riteniamo che la dotazione finanziaria probabilmente è da rivedere, perché incide scarsamente, così come è impostato nei due progetti di legge presentati, può incidere scarsamente per la ripresa e il riavvio del settore in Abruzzo, del settore dell'informazione, e abbiamo potuto anche in questo caso constatare che c'è una grande volontà politica di riuscire a trovare dotazioni nuove, dotazioni più consistenti per dare un contributo serio al settore. A Teramo la 19ª edizione dell'Arte della Cucina, una settimana dedicata a seminari per la cucina teramana. All'interno dell'iniziativa è previsto anche un gemellaggio tra Abruzzo e Marche. Vediamo. L'ultima settimana di ottobre a Teramo sarà un susseguirsi di laboratori, visite guidate, degustazioni e ristorazione. Sta per iniziare la 19ª edizione dell'Arte della Cucina a Teramo, un appuntamento ormai consolidato, organizzato dal Comitato Provinciale dell'Associazione AIX e che ogni anno si gemella con una regione. Quest'anno sono di scena le Marche. Abbiamo coinvolto 6 ristoranti della città di Teramo, della città di Castelli e di Campli, dove verranno degustate le libatezze della cucina teramana con menù dedicati ad hoc, selezionati anche con la DMC Gran Sasso Laga, e in più verranno anche acquistati dei laboratori in cui si spiegherà la metodologia e la tecnica per realizzare questo tipo di piatti della cucina teramana. La promozione della cucina locale è vista come turismo culturale e rilancio economico, e questo è uno degli obiettivi più importanti che si propone l'AIX di Teramo. L'AIX è una delle associazioni più importanti storicamente, anche come quantità ormai in Italia, ed è nata inizialmente più centrata sulle attività strettamente culturali e sportive. Con il passare degli anni ci si è allargati al turismo sociale, al terzo settore, ci si è allargati a interventi sulla migrazione, la formazione. E oggi puntate sulla cucina? Oggi a Teramo con la DMC abbiamo avuto occasione di essere coinvolti e di farci coinvolgere. Si incontrano anche le scuole dell'Abruzzo e delle Marche in questa iniziativa? Sì, i due istituti alberghieri agrari di Teramo e di Ascoli si incontrano all'Istituto Rozzi in una mattinata in cui appunto si vuole mettere in risalto l'importanza del prodotto di entrambi i territori, con uno studio, con un convegno e con delle attività di laboratorio all'interno dell'istituto. Ora apriamo la pagina dello sport con la Serie A, con il Pescara che prepara il match di Udine di domenica. Il tecnico Massimo Oddo non avrà a sua disposizione Baebek e Verre. Ci fa il punto Andrea Costantini. Sarà un Pescara incerottato quello che scenderà in campo alla Dacia Arena di Udine domenica alle 12.30. Le ultime sedute di allenamento hanno riservato brutte notizie, intanto sul fronte attacco. Jean-Christophe Baebek darà quasi certamente forfè. Ieri l'attaccante francese si è fermato per un problema al polpaccio destro. Gli esami strumentali definiranno meglio l'entità del problema muscolare, che arriva al culmine di una settimana complicata per l'ex attaccante del PSG, che dopo una buona gara, la prima da titolare contro la Samp, era stato costretto alla sostituzione
stremato a metà ripresa e già d'inizio settimana aveva accusato qualche altro problema di natura fisica. Difficile anche il recupero di Valerio Verre, sembrava essere sulla via del rientro il giocatore riscattato proprio dall'Udinese a fine giugno. Invece il problema alla pianta del piede non va via e allora Verre potrebbe alzare anch'egli bandiera bianca. Assenze che, se confermate, allungherebbero la lista degli indisponibili, già occupata dai nomi di Gyomber, Manai, Muric, Vittorini, infortunati e Coda squalificato. Oddo torna all'assetto originario di inizio stagione con Caprari centravanti, alle sue spalle Ben Ali e l'ipotesi Aquilani avanzato sulla tre quarti. Memushai, Cristante e Brugman, il trio mediano, Fornasier e Zampano comporranno la linea di difesa con Campagnaro e Biraghi. Sul fronte udinese indisponibili Badu e Cone, il neotecnico del Neri pensa al 4-3 con Widmer che si riprende la corsia di destra, Alfredson che tornerà a centrocampo insieme con Fofana e Kums, tridente d'attacco De Paul, Zapata, Terò. Per i biancazzurri si tratterà di sfatare anche dei tabù, visto che il Delfino non batte l'Udinese addirittura dal marzo del 42. Non solo, a dirigere la partita è stato chiamato un arbitro di spessore come Gianluca Rocchi di Firenze, con il Pescara che non ha mai vinto in 5 precedenti, benché lontani, l'ultimo nel 2005. Per i friulani 5 successi in 14 direzioni. Ora la Lega Pro, domani alle 14.30 allo stadio Bonolis, il Teramo ospiterà l'Albino Leffe, il tecnico Nofri utilizzerà di nuovo il 3-5-2 ma con alcune modifiche rispetto all'11 sconfitta a Venezia, vediamo. Adesso vediamo un po' questi ultimi due allenamenti, poi è chiaro che Carraro sicuramente non è disponibile, Jefferson lo dobbiamo valutare ma è più no che sì, quindi... vediamo chi mettiamo in campo in funzione anche di quello che è la condizione fisica, la condizione soprattutto di sviluppo che ci possa permettere di far nostra questa partita. Ormai Venezia dobbiamo dimenticarla, ma Venezia c'è stata secondo me una prestazione positiva, abbiamo messo in difficoltà una squadra forte, siamo stati sempre in gara, ecco, la cosa positiva è stata quella, però abbiamo perso, quindi... E dobbiamo ripartire da questa partita perché la classifica ha bisogno di sostegno a livello di punti, affrontiamo una squadra obiettivamente che sta facendo bene per come è partita in ritardo, ma la nostra portata, quindi dobbiamo in tutti i modi cercare di vincere la gara cercando di sfruttare quelle che sono le caratteristiche dei giocatori che andranno in campo. Non sarà stravolta la formazione del Toti, questo è ovvio, anche perché poi possiamo tutte le domeniche cambiare tanti giocatori perché non diamo nemmeno certezze di chi gioca e chi non gioca. E non mi piace nemmeno quando ci sono stati dei cambi perché ho valutato altre componenti, ho valutato una condizione fisica che comunque sia una condizione di prestazione non domenicale ma nel corso delle partite a cui ho partecipato io. Quindi è probabile che qualche cambiamento ci può stare. Adesso ripeto, in testa ce l'ho, me la tengo per me, poi ci sono due allenamenti in cui valuterò tante situazioni e insieme allo staff tecnico mio andremo poi a monitorare chi sarà l'elemento che prenderà la maglia da titolare. È tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con l'informazione del TG6 torna nell'edizione delle 19. Grazie per essere stati con noi.